Bene, io avrei l'imbarazzo della scelta qui per leggere un brano, però vorrei invitare una persona a cui devo molto, perché se non fosse stato per lui a trasmettermi con grande passione la storia della sua gente, io probabilmente, non so, la mattina sarei andato a spasso per Trieste piuttosto che recarmi a Porto Vecchio e insistere telefonando a qualsiasi ora per trovare qualcuno che mi rispondesse al telefono, perché volevo assolutamente andarci. Quindi questa persona è molto, con cui sono diventato amico, si chiama Piero Del Bello e ho invitato. Sono molto a disagio per lei, perché lei è la mia insegnante, quindi di conseguenza questo mi mette un po' a disagio. Sì, a un certo punto mi suonò il telefono e una voce che non conoscevo, un numero che non conoscevo, mi dice: sono Simone Cristicchi, mi hanno detto di chiamare lei perché mi può portare a vedere il magazzino con questi mobili, queste masserizie. Io devo dire la verità, gli ho detto anche Simone Cristicchi. Non avevo colto sul momento perché. E poi ci saremmo visti dopo un paio di giorni, se non ricordo male, e allora però questo nome lo conosco, no? E poi a casa sono più bravi di me, mi hanno detto: ma sì, dai, non ti ricordi quel ragazzo che a Sanremo aveva fatto quel lavoro con la sedia, era una sedia importante perché raccontava una storia quella sedia. Boh, sono ancora aggiungere altro lì. Simone ha visto tante sedie. E pensare alle nostre sedie, io penso che sia scattato da una molla, perché in questi giorni, quando la gente viene a vedere il magazzino 18, siamo massacrati dalle richieste, è difficile gestirle addirittura. E quando la gente viene, poi conclude il giro, perché alla fine il percorso che è stato costruito si conclude proprio con la visione delle sedie, ed è facile far capire loro che la sedia è una cosa particolare rispetto a tutte le altre cose che noi possiamo vedere, è una cosa molto intima, la sedia ci accompagna alla mattina quando ci alziamo, ci ritrova quando torniamo a casa, e la sedia è quella che ci fa vivere insieme alla sera quando ci ritroviamo dopo aver lavorato tutto il giorno con i figli, con i genitori, a mangiare assieme, no? Ed è quello che Simone, allora, vedendo questa sedia, disse: ma pensa, se hai fatto tanto con quella sedia, quanto potresti fare con questa sedia? Potresti farne una canzone, no? E lui ha detto un momento in silenzio e dopo un po' disse: ma io penso che potrei farne uno spettacolo. Vabbè, sono passati 2 anni e mezzo da allora, circa, no? Più o meno, penso. E da allora poi è nato lo spettacolo. Ecco, pensare a queste sedie e pensare a quanto queste sedie hanno potuto comunicare a lui, a quanto forse era predisposto più di noi a sentire la sedia, proprio perché ce l'avevamo già in mano in precedenza. Però se noi pensiamo, tutti noi, è la nostra sedia, quando noi ci sediamo a casa, noi ci sediamo su quella sedia, non su un'altra. E tu che sei a casa con me, nella mia famiglia, ti siedi sulla tua sedia. C'è quella foto bellissima, ne parlavo con Simone, di una donna, giovane donna che va via da Pola e ci porta una sedia. E quella donna nel 2005, quando vennero a Trieste 150 esuli sparsi nel mondo, perché il ministro allora Tremaglia per gli italiani nel mondo volle portare 150 esuli per ricordare per la prima volta in maniera efficace il giorno del ricordo, questa donna si riconobbe, non si era mai vista in quella foto, e lei disse, ma era l'esodo da Pola del 47, una foto scattata da un reporter nostro pubblicata su una settimana Incom, e lei disse: ma io non ho mai visto questa foto e questa sono io. E concluse la frase con queste parole: io con la mia sedia. E questo è il senso. Questo è il senso che lui ha vissuto e su questo ci ha costruito tanto. Non ho ancora che parlare, ho già parlato troppo.